Uomini e donne, puntata di oggi, litigio di fuoco tra Federico e Carola. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne, sono tornati in studio Federico e Carola. I due erano usciti insieme dopo il trono di lui, dopodiché si sono lasciati. Al centro dell'attenzione anche Silvio, che ha rifiutato di conoscere la dama Nunzia. Ecco cosa è successo in studio. La puntata si apre con Silvio che viene invitato a sedersi al centro dello studio. Maria De Filippi dice a Donatella, che lo sta frequentando, di stare tranquilla, perché si tratta solo di una signora che lo vuole conoscere. Entra in studio Nunzia, che dice di apprezzare molto l'aspetto di Silvio, e di essere interessata a lui. Inoltre racconta di avere un figlio grande, di 36 anni, di non avere ancora nipoti, ma di amare moltissimo i suoi tre chihuahua, infatti è dispiaciuta di averli lasciati. Quest'ultimo aspetto non piace a Silvio, che racconta di aver avuto cani con cui passeggiava in campagna, e molto altro, ma non vivevano in casa. Lui vuole un rapporto in cui la compagna abbia molto tempo libero da dedicare a lui. Riferendosi alla relazione precedente in cui c'era un cane, dice che l'animale portava via tempo, ed era difficile anche avere intimità, perché abbaiava. Maria dice che non crede che non avessero intimità per il cane. Silvio spiega il suo punto di vista, dicendo per esempio di voler rifiutare anche relazioni a lunga distanza, dopo l'esperienza con Gemma. Vuole un rapporto stretto e costante con la sua compagna. Nunzia dice che allora deve scegliere una donna pensionata, che non ha nulla da fare, e può dedicarsi a lui. Dopo la dama abbandona lo studio, ed entrano in studio Federico e Carola, che avevano lasciato il programma insieme. Federico e Carola raccontano di essere rimasti in buoni rapporti. Carola dice che erano innamoratissimi, sono andati presto a convivere per sua volontà, però la sua gelosia e le insicurezze hanno iniziato a creare problemi. Lui dice di aver perso 7 kg per seguire lei, e realizzare ogni suo desiderio. Federico racconta la sua versione, all'inizio andava tutto bene, poi lei è diventata insofferente a tutto, è andata via all'improvviso, ed ha anche portato via il televisore. Federico dice che lei non lo amava, invece lei sostiene che non ce la faceva più, ma l'amava. Federico dice di essersi sentito sbagliato, lui non era geloso, ma si preoccupava perché lei andava in discoteca con sconosciuti. Carola piange, Maria dice che lei non deve essere insultata, perché è piccola, e non è stata costretta a crescere più rapidamente come lui. Lei è influenzata dal giudizio di Instagram, ma tutto sommato è anche piccola, e ci sta che sia andata via improvvisamente. Federico conclude dicendo di essere stato molto innamorato, pensava di invecchiare con lei, ma non è andata bene. Maria propone ai due di ballare insieme, ma Federico non se la sente. Finisce così la puntata di oggi. Voi che cosa ne pensate? Avete seguito lo scontro? E da che parte state? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.